Tra la seconda metà degli anni 50 e i primi anni 60, l'Italia conosce la più rapida e profonda trasformazione economico-sociale della sua storia. Tra il 1958 e il 1963, il nostro prodotto interno lordo cresce a una media superiore al 6% annuo. Le fabbriche del nord sfornano manufatti di ogni tipo, gli italiani comprano di più e le esportazioni decollano. Così, in pochi anni, da paese povero, rurale e arretrato, l'Italia diventa una potenza industriale. Le fabbriche di automobili quadruplicano la loro produzione. Comincia l'epoca della motorizzazione di massa. La costruzione dell'autostrada del Sole permette alle nostre merci di viaggiare più velocemente, dando un ulteriore impulso allo sviluppo industriale. Sono gli anni delle ondate migratorie, soprattutto dalle campagne ai centri urbani e in particolare dal sud verso il nord. Molte persone, provenienti da famiglie contadine poverissime, abbracciano una nuova cultura consumistica urbana. Spesso le donne assumono un ruolo guida nel campo dei nuovi consumi. Vedono nei beni di massa un simbolo di rottura con la povertà e con lo stile di vita del passato. 27 ottobre 1957, Milano. Apre il primo supermercato. Le donne possono scegliere tra una grande varietà di prodotti. Si compra già confezionato, si valuta il prezzo, non si aspetta di essere serviti e soprattutto si trova tutto in un unico luogo. L'Italia diventa anche il primo produttore europeo di elettrodomestici e le nostre case cominciano a riempirsi di frigoriferi, lavatrici, frullatori e tostapane. Prodotti che migliorano la qualità della vita delle donne, che hanno anche l'impressione di essere salite più in alto sulla scala sociale. C'è poi il boom di vendite dei prodotti per l'igiene e la cura della casa, dei cosmetici e delle creme di bellezza. La donna abbandona sottoveste e reggicalze e adotta reggiseno, slip e collan e indossa pantaloni e minigonne. Per la prima volta, i mezzi di comunicazione di massa raggiungono tutti gli strati della popolazione. Cambia il modo di produrre, consumare, sognare e soprattutto di vivere. Volare canta Domenico Modugno al Festival di Sanremo e l'Italia vola insieme a lui. Sono gli anni del boom. L'Italia si trasforma e si afferma come potenza economica sulla scena internazionale. Gli investimenti nell'industria manifatturiera passano dal 4,5 al 6,3% del reddito nazionale lordo. La produttività industriale aumenta dell'84%. Gli italiani si sono lasciati alle spalle lo spettro della guerra, guardano con ottimismo al futuro e hanno qualche soldo da parte. Anche se non tutti possono permettersi le stesse cose. Nel 1960 il consumo di carne è tra i più bassi d'Europa, mentre quello di cereali è il più alto.